svolti il 13 e 14 marzo scorso a Lignano Sabbiedoro in provincia di Udine i campionati italiani primaverili di categoria di nuoto pinnato, manifestazione che ha visto nella piscina del centro sportivo Getur circa 350 atleti contendersi tantissimi titoli nazionali in palio nelle distanze previste dal regolamento nazionale gare. Stella della manifestazione l'avellinese Francesca Fusco della Nuotatori Campani, che nei 50 pinne ha infiammato la gremitissima tribuna del Getur realizzando il nuovo record mondiale juniores con 22 secondi e 90 centesimi. Insieme a lei da sottolineare anche i nuovi record nazionali di Gabriele Fortuzzi del Centro Nuoto Appio Latino di Roma, di Erika Barbon della Natatorium Treviso, di Laura Battilani della Sweet Team Nuoto Pinnato di Modena, di Roberta Mastroianni del Belle Arti di Roma e della staffetta 4x100 miglia della Pentota di Foggia con Lucia Scopece, Linda Pilla, Francesca Nigri e Maria De Leo. Nel medagliere finale vittoria del Belle Arti di Roma davanti al Subaracca Lugo e alla Record Team Bologna. Ma sentiamo la voce dei protagonisti. Sul bordo della piscina di Lignano siamo con Carlo Allegrini, il presidente del settore nuoto pinnato. Carlo, ancora una volta il Getur pieno e aspettiamo la prossima settimana. Ma i numeri ci danno ancora ragione, lo spettacolo continua ad esserci, questi campioni di categoria. Oramai siamo con le presenze tutta Italia, centro, sud, nord, e malgrado lo sforzo che fanno abbiamo parecchie società del sud, e questa è una grande conferma, ma lo è stato addirittura il record del mondo della Fusco, che non fa altro che onore a questa città che del sud, che sta emergendo a vista d'occhio. Per la prossima settimana, prova di Coppa del Mondo, ci sono delle indiscrezioni, aspettate quante società e di che tipo? Beh, sicuramente dalle iscrizioni arrivate ad oggi il successo non dovrebbe mancare, si parla di quasi 70 club di tutta Europa, forse un record per questa edizione, è la prima volta che lo facciamo a Lignano, la vasca offre grandi garanzie ma anche tutto il resto, sicuramente sarà un grande spettacolo. Ed eccola Francesca Fusco, fresca detentrice del nuovo record del mondo giovanile. Francesca, un risultato straordinario e siamo solo a marzo. Dove vuoi arrivare? Spero di arrivare sempre di più in alto. Questo record è stata una sorpresa. Io e il mio allenatore non ce l'aspettavamo. Sono contenta e spero che a giugno ci sarà qualcos'altro. Bene, quindi una grossa prestazione tua, non solo a casa tua, ti avevamo intervistato ad Avellino nel corso dei campionati primaverili, adesso non mi sembra, siamo in campagna, ma tu ci sei e ci sei più che mai. Eh sì, io quando vengo in questa piscina sento sempre un grosso calore, spero che a giugno ci sarà ancora di più. Bene, in bocca al lupo Francesca e grazie per le prestazioni che ci stai onorando. Al mio fianco invece Sabino Valentino, allenatore di Francesca Fusco. Sabino, ormai non sei più una cosa da scoprire, né te né Francesca né soprattutto la tua società. Cosa pensate di fare? Dicevo, né tantomeno il sud da scoprire, grazie alla nuova linea politica che sta attuando la Federazione Pesca Sportiva Settore Nuoto Pinnato, con i campionati scorsi che si sono appunto svolti ad Avellino e con qualche collegiale che è stato effettuato a Battipaglia, finalmente il nuovo corso della federazione ha capito che c'è da scoprire anche al sud Italia per creare, per costruire qualche atleta a livello internazionale. La società Nuotatori Campani si affaccia da dicembre a questa disciplina e dà questi risultati. Oltre a Francesca ci sono nella vostra regione, nella tua società soprattutto, altri atleti che possono mettersi in evidenza? Indubbiamente ce ne sono, ci sono società molto importanti e ci sono atleti che oramai si affacciano a livello nazionale e fanno i loro risultati anche a livello nazionale, quindi attendiamo sempre l'impegno costante da parte della federazione, da parte del presidente
Allegrini, che finalmente ha capito e dovrà continuare secondo me su questa linea. Bene, grazie a Sabino Valentino, grazie a Francesca Fusco. Arrivederci allora al prossimo fine settimana, quando a Lignano per la World Cup sono attese delegazioni da tutto il globo con i migliori specialisti del settore.